Estate 1990, stagione di mondiali di calcio e di giornalismo investigativo. Lunedì 2 luglio va in onda il quarto e ultimo capitolo dell'inchiesta del TG1, quello più scabroso, quello sui legami tra la CIA e la loggia massonica P2. Cercavamo verifiche, conferma le inquietanti affermazioni ottenute in Europa dall'ex agente CIA Ibrahim Razin, che ha tirato in ballo il nome di Gelli per l'omicidio Palme. Ed abbiamo trovato ulteriori sconcertanti rivelazioni. Richard Brennecke, anche lui uomo della CIA, che abbiamo rintracciato nella sua casa nascosta nei boschi dell'Oregon, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Arrivammo ad una casa prefabbricata di legno, così come era stato avvertito, come c'era stato già detto in precedenza. E da questa casa scese questo signore che era Brennecke. Brennecke, ex professore universitario, ex pilota in Vietnam, è stato dall'inizio degli anni 70 l'uomo incaricato di creare le strutture finanziarie occulte in Europa, Svizzera ed Italia, per consentire le operazioni coperte della CIA, i traffici clandestini, attraverso la P2. Questo agente dell'Oregon, Brennecke, ci fece entrare a casa, si accomodò su una poltrona, a me fece riprendere tutto uno schedario enorme di documenti. Of course I know the P2, I've known the P2 since 1969. Conosco la P2 dal 1969 e ho trattato con la P2 in Europa da allora sino ai primi degli anni 80. Vede, il governo degli Stati Uniti ha mandato soldi alla P2. In un certo periodo la somma inviata toccò i 10 milioni di dollari al mese. $10 milioni in un mese. Altre volte queste somme erano inferiori a $1 milione al mese. Una volta, agli inizi degli anni 70, e lo ricordo chiaramente perché fui io a consegnare i soldi, ricordo che la somma totale superava i $10 milioni. Quando sentì la parola Gelli, immediatamente si animò e con grande naturalezza disse: io lo conosco benissimo, ho lavorato con lui, queste sono le pezze d'appoggio, insieme abbiamo fatto questo, questo e questo. Miliardi in dollari dalla CIA alla P2, spiega Brennecke, per contrabbandare armi, droga, altro denaro, ma soprattutto per destabilizzare. Ci siamo serviti di loro per creare situazioni favorevoli all'esplodere del terrorismo in Italia e in altri paesi europei agli inizi degli anni 70. Fatti questi che ebbero gran peso, perché ci furono dei governi che caddero in seguito a questa situazione. Quando lei parla di P2, intende la stessa organizzazione che noi conosciamo in Italia, Licio Gelli e i 950 affiliati? Sì, la P2 di Gelli. Gelli però non era il vero capo della P2, ma tuttavia era l'uomo col quale trattammo nella P2. Signor Brennecke, però i nomi, ci può fare i nomi, dei nomi di questa super P2? Ho dei documenti che le darò oggi, subito. Documenti con i nomi delle persone che sa. Corro giù. Ho degli inconvenienti di tipo tecnico, tra virgolette, nel senso che guarda caso ci scompare telecamere e quant'altro, e io mi chiudo nella cantina di Brennecke con una fotocopiatrice, arma micidiana anche quella, e fotocopiai casse e casse di materiale che venivano dal tribunale americano. I documenti si riferiscono a conti correnti svizzeri e a società costituite all'estero, con i nomi di chi ha operato per quelle società, banchieri svizzeri, lussemburghesi, statunitensi e delle Bahamas, ma soprattutto nove italiani, banchieri, finanzieri, tecnici e gente della NATO. Ditte e nomi da sottoporre ad attenta verifica e che abbiamo già consegnato alla magistratura. Una persona
banale quasi, direi, però sostanzialmente chiara nei suoi racconti. La mia impressione è che nemmeno lui si rendesse conto del popò di roba che aveva per le mani. Ecco, signor Brenneke, ma questa sorta di Super P2, questa P7, come la chiama lei, è una cosa del passato o esiste ancora? To the best of my knowledge, yes, the P2, sì, la P2 è ancora viva, viene ancora usata e viene ancora usata per lo stesso tipo di finalità per le quali veniva usata nei primi anni 70. Ci chiedevamo perché raccontassero tutte queste cose. Loro motivarono il discorso, motivarono la ragione perché erano stati praticamente abbandonati dalla centrale di investigazione americana e volevano in un certo senso quasi vendicarsi per questa cosa. Il burattinaio Gelli, dice ancora Brenneke, era a sua volta un burattino. Non conosco il nome della persona da cui dipendeva Gelli. So che Gelli riceveva ordini da gente che si trovava in Svizzera e negli Stati Uniti, e questo durante gli anni 70 ed anche 80. Arrivarono immediatamente, intanto Licio Gelli e Ortolani fecero delle querele, Licio Gelli minacciò qualche cosa come richiese 10 miliardi di lire di danni dell'epoca alla RAI. A puro titolo simbolico, dice Licio Gelli, lo ricordo a memoria ancora a tanti anni di distanza. 10 miliardi da allora, puro titolo simbolico, evidentemente è una concezione del valore del denaro molto diversa dalla mia. Beh, io sono stato assolto. Sono stato assolto perché la cosa singolare e interessante, peraltro, dice, ammesso che il comportamento del TG1 fosse stato calunnioso, eccetera, eccetera, Licio Gelli è talmente una figura... cioè, di cui in ultima analisi, ecco, il senso era si può dire qualunque cosa, ma non lo si può certo calunniare. No, Mr. Gelli, there was another meeting with Mr. Gelli in Argentina during the Falklands War. C'è stato un altro incontro con Gelli in Argentina durante la guerra delle Falkland, o forse subito prima, non ricordo la data esatta. Due erano gli argomenti in discussione. Primo, un finanziamento per Gelli e per la sua organizzazione perché potesse continuare ad operare. E poi la fornitura di armamenti per diversa gente. All'incontro prese parte, oltre a Gelli, anche Barbie. Barbie, un momento, Barbie il boia di Lione, the nazist? Yeah, the Nazi, Mr. Barbie, Klaus Barbie. I servizi furono mandati in varie edizioni del telegiornale ed ebbero una grande risonanza. Ci fu un gran chiasso provocato dal Popolo, che era il giornale della Democrazia Cristiana, l'organo della Democrazia Cristiana, e l'Avanti del Partito Socialista. Spararono a zero sulle interviste che aveva fatto Ennio Raimondino. A sollevare il polverone, scopriremo dopo, sarà Francesco Cossiga, che si sentiva colpito. Dice, questo è un TG1, uno strumento nelle mani della segreteria DC, quindi De Mita e Andreotti vogliono colpirmi. Cossiga fece una lettera ad Andreotti, una lettera molto dura, in cui parlava di dipendenti del servizio pubblico, neanche giornalisti, in bontà sua, i quali avevano messo in forse i rapporti appunto con un grande paese alleato. Beh, Cossiga fece arrabbiare questo, diciamo, mettere in dubbio la versione della CIA e il fatto che in qualche modo ritirassimo fuori materie come quelle della P2 e delle implicazioni dello stesso Gelli, che erano state già materie dolorose, devo dire, per il presidente Cossiga in occasione della tragedia di Aldo Moro. E a questo punto le cose erano due: o le cose che erano state affermate erano vere, e in questo caso i rapporti diplomatici con il governo americano avrebbero subito un duro colpo, o, come lui pensava, erano false, e allora questi dipendenti infedeli avrebbero dovuto essere cacciati. Credo di aver trasformato il silente Cossiga
no? Il sardo muto, qualche uno ironizzava, non per, ovviamente con tutto rispetto per la categoria dei sardi che sono persone molto riservate, e divenne il picconatore. Quando vanno in onda le prime quattro puntate dell'inchiesta, Remondino è lontano migliaia di chilometri. È tornato negli Stati Uniti, in Oregon. Sta scavando nelle casse di documenti custoditi nella cantina di Dick Brennecke. E non seppi nulla del can-can che nel frattempo era esploso sulla stampa italiana. Quindi ritornai, no? Uscì dalla cantina dopo giorni e giorni di semiclandestinità e c'era mezzo mondo che mi cercava. Ci fu anche un grande movimento da parte dei servizi segreti, cioè noi siamo stati oggetto di un'attenzione, di un controllo, insomma, di telefoni certamente, insomma, con registrazioni ripetute. Il viaggio di ritorno fu abbastanza abbastanza preoccupante per noi, perché avevamo paura che la CIA ci avesse in qualche modo intercettato. Io a un certo punto ho addirittura temuto per l'incolumità di Remondino, nel senso che così come io mi rendevo conto che ero seguito e pedinato, e qua se viene fuori un incidente, se viene fuori un incidente stradale, una disgrazia... Dick Brenne, che poche settimane fa ha subito un attentato, un colpo di fucile mentre viaggiava in auto, un colpo che ha mancato la sua fronte di tre dita, soltanto grazie ad una buca sulla strada. Lavoro da professionisti. Quando arrivai all'aeroporto di Roma, trovai molti ad aspettarmi, gente in divisa, non è particolarmente simpatico essere preso da un volo che arriva da Los Angeles, tutta una, quindi 14 ore di volo, jet lag, e mi trovai a Piazzale Clodio di fronte a uno schieramento di magistrati, uno schieramento di poliziotti e carabinieri da far paura. Ti sei sentito un criminale o un eroe? Come ti sei sentito? In quel momento mi sentivo un fesso più che altro, perché sinceramente non riuscivo nemmeno a valutare la portata di ciò che io avevo tirato fuori. Luglio 1990, la RAI è nella bufera per l'inchiesta del TG1. Il direttore generale Gianni Pasquarelli chiede a Nuccio Fava di rinunciare alla messa in onda dell'ultimo servizio di Ennio Remondino. Io risposi che proprio in funzione delle responsabilità che avevo come direttore di testata, aspettava soltanto a me decidere e assumermi la responsabilità di quello che andava in onda, e che comunque ovviamente sul materiale poi il direttore generale, il consiglio di amministrazione dell'azienda poteva riservarsi le sue valutazioni e i suoi giudizi. L'austero palazzo governativo che ospita la Corte Federale di Giustizia di Portland, stato dell'Oregon, nel nord-ovest degli Stati Uniti. Negli archivi di questo tribunale i documenti che potranno provare le sconvolgenti affermazioni di Dick Brennecke sugli intrecci CIA, P2, terrorismo internazionale. Di lui, Richard Brennecke, uno dei testimoni sentiti nel corso della nostra inchiesta che tanto clamore sta suscitando, sia pure con grande ritardo rispetto alla messa in onda, si è detto tutto ed il contrario di tutto. Agente CIA o millantatore? Decidendo di mandare comunque in onda quelle puntate, si rendeva conto che stava segnando, stava decidendo la fine della sua direzione? Beh, in qualche modo la fine della mia direzione forse era già nell'aria, a prescindere. Allora come oggi, la nostra ricerca delle prove è stata puntigliosa. E la prima copia ufficiale dei verbali del processo contro Richard Brennecke uscita dalla cancelleria del Tribunale di Portland. 800 pagine. Dentro sono raccontate le testimonianze contrapposte, le esitazioni, le smentite di importanti personaggi dell'amministrazione statunitense. Ed infine la decisione della giuria. Alle domande se Brennecke aveva mentito, affermando d'aver lavorato 20 anni per la CIA, e su altre accuse da lui lanciate sulla base di quella sua esperienza, i 10 giurati hanno risposto per 60 volte no. Brennecke non ha mentito. Lei si è pentito di aver autorizzato quell'inchiesta? Ma pentito no, assolutamente, perché credo che in ogni caso abbiamo contribuito, noi l'abbiamo chiamata poi in fondo con senso complessivo il grande imbroglio, questa inchiesta CIA P2. The agency in the 60s and
early 70s. L'agenzia, negli anni 60 e nei primi anni 70, all'epoca in cui ero coinvolto nel finanziamento di gruppi che potrebbero essere considerati gruppi terroristici, forniva soldi in molti modi diversi, tramite diverse società che erano state costituite verso la fine degli anni 60, nel 1969 e nel 70 e 71, e attraverso altre società ancora costituite dopo quella data. Ancora formazioni molto significative e gravi. Ma ci può dare degli elementi concreti, dei fatti, dei nomi? Yes, of course, you can give concrete instances. Sì, certo, io posso fornire elementi concreti. In Cecoslovacchia sono state comprate armi, pistole, bombe a mano, esplosivi come il Semtex. Esplosivi come il Semtex sono stati comprati dalla Cecoslovacchia. Tutti i documenti che Ennio Raimondino riportò risultarono successivamente assolutamente regolari. E lui riportò, perché glieli diede Bremnecke, copie di fatture, di mandati di pagamento. Agente della CIA in Cecoslovacchia a comprare esplosivo, esplosivo dei terroristi. Alla fine degli anni 60 e all'inizio degli anni 70 io trattavo con la Cecoslovacchia, sì. In alcune circostanze ho incontrato alcuni terroristi. Le persone con le quali trattavamo non erano considerate dei terroristi. Si trattava di persone che davano una mano alla causa degli Stati Uniti, che collaboravano a perseguire alcuni degli obiettivi che ci si era proposti a quell'epoca. Noi fra di noi dicevamo, ma chissà, su questa inchiesta degli Stati Uniti ci darebbero il premio Pulitzer, magari. Invece ci fecero fuori tutti. I palazzi romani sono in fermento, tutti i gruppi parlamentari si muovono. In pochi giorni vengono depositate 8 mozioni, 13 interpellanze e 2 interrogazioni. Mercoledì 1 agosto 1990 il Presidente del Consiglio, Giulio Andreotti, riferisce alla Camera sul caso Bremnecke. Ricordo che al dibattito parlamentare che seguì sull'inchiesta Raimondino CAP2, perché ero diventato titolare di 2 giorni di seduta parlamentare tutta per me, non è stato un grande e piacevole onore, devo dire, perché è facile da uno scanno di Montecitorio macellare una persona che non ha coperture e protezioni. Quanto ai servizi trasmessi dal TG1 tra la fine di giugno e i primi di luglio e continuati ieri sera con un atteggiamento provocatorio veramente inusuale, riguardano la descrizione di presunte trame coinvolgenti anche gravissime ipotesi di crimini internazionali. Peccato che raccontò le bugie a lui, e chi fa il Presidente del Consiglio avrebbe il dovere, molto più del giornalista, di verificare le sue fonti. Non puoi andare a chiedere alla CIA se un agente clandestino coperto, per giunta non agente ma asset, collaboratore a contratto, che fa operazioni sporche in Italia, è un uomo della CIA. È come andare a chiedere a un rapinatore o un violentatore se è un rapinatore o se è un violentatore. Anche se a me sembra che una scrupolosa verifica dell'attendibilità delle fonti in causa, anche attraverso il confronto di posizioni diverse, avrebbe dovuto costituire un dovere di chi, persona o ente, intende fare dell'informazione una professione. E voi prima di mandare in onda l'intervista verificaste le sue affermazioni? Beh, anche perché lui aveva vinto il processo contro Bush, e un processo con giuria popolare e esibizione di alcune tonnellate di materiali in un processo americano non è uno scherzo. Il fatto che avesse vinto era già di per sé una grande garanzia di serietà. Ritengo del tutto privo di senso comune immaginare che il Congresso degli Stati Uniti d'America abbia potuto autorizzare o comunque tacitamente avallare una operazione di destabilizzazione condotta contro un paese amico ed alleato come l'Italia. La eco sulla stampa fu devastante. Io ricordo una prima pagina del Corriere della Sera con titolo a 4-5 colonne in cui diceva sbugiardati i giornalisti dell'inchiesta. Ma da questa tua inchiesta che cosa emerge di così sconvolgente sulla storia d'Italia?
è questo che non riesco a capire. Emerge una trama internazionale, emerge che la P2 nei suoi vertici era servita come canale di finanziamento, di transito di finanziamenti per operazioni occulte della CIA in diverse parti del mondo, non soltanto in Europa, nella logica destabilizzare per stabilizzare, la strategia della tensione. Nei primi giorni di agosto si consuma l'ultimo atto del caso CIA-P2. Un epilogo annunciato. A conseguenza di quell'inchiesta ci fu il ribaltone. Ci furono le dimissioni di Nuccio Fava. Ma... Le nomine erano nell'aria da tempo ed ero più che preparato a lasciare questa ricca esperienza. E la sostituzione di Fava con Bruno Pespa. Le nostre informazioni saranno verificate con grandissima cura, anche se questo non potrà garantirci sempre la verità assoluta. Lei è stato il fusibile della crisi. Sì, 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 sono stato il punto, insomma, il punto più alto e quindi anche il punto più individuabile e colpibile, insomma, questo non c'è dubbio. Intanto conflitti aperti e lotte sotterranee tra i palazzi romani fanno scivolare nell'ombra la sostanza delle rivelazioni dell'ex uomo della CIA. Dick Brennecke aveva detto la verità sull'Italia. 20 anni dopo io ho la stessa certezza che ebbi allora. Brennecke disse la verità. Chi aveva ragione, il TG1 o Cossiga, Andreotti e Gelli? No, io credo che da un punto di vista di responsabilità e anche di deontologia professionale avessimo ragione noi. Tutti i protagonisti di quella vicenda pagarono un prezzo. Tutti voi di quell'inchiesta. Beh, credo di sì, credo di sì. Ennio Rimondino fu mandato a uno dei confini dell'Iraq come inviato di esteri. E da quel momento non ha più toccato un'inchiesta investigativa che riguardasse vicende o inchieste italiane. L'antare contro la P2 allora, ma non so se sia valido solo l'uso del passato, non è una degli esercizi più utili a favorire una splendida carriera. Oggi in un telegiornale della RAI sarebbe possibile un'inchiesta come quella? Temo di no. Gli dice non lo conosce, non conosce. Nella situazione attuale sarei un imbecille e un suicida tentando. Qualche elemento di novità, l'autrice. Il Remondino ha visto una grande onestà intellettuale. Ha raccontato strada facendo i fatti come effettivamente li aveva vissuti. Li avevamo vissuti. Mi ci metto anch'io con lui perché ero al suo fianco. Credo che il modo con cui abbiamo lavorato, la motivazione che ci ha mosso, anche il coraggio che ha mosso il direttore di allora, oggi siano lontani mille miglia dalla situazione delle testate giornalistiche e televisive italiane. Credo che Tangentopoli e la corruzione che hanno poi devastato e che continuano ancora, come allora, a devastare il nostro paese, abbiano in quel crocevia, in quello che si seppe della P2 e anche in tutto quello che non si seppe, uno dei punti di riferimento essenziali. Cioè, quindi non stiamo parlando di archeologia, però. Io ho l'impressione che non sia ancora archeologia.